So, salve a tutti. Sembri sconvolto, Oggi fratello. Che è successo? vi parlerò di un film. Siccome tante persone dicono che devo portare l'horror, e qua c'è scritto horror in questa copertina, che di horror non ha un cazzo, anzi fa come pillola per dormire. Sta iniziando anche il... No, rimane fermo il menu. Io, ragazzi, non mi rompevo i coglioni così da un sacco di tempo. E parliamo di creatura. Creatura di merda dal profondo degli abissi, dal profondo dei cessi, lo chiamerei io. Qualcosa di oscuro ti sta osservando. Sì, perché mi addormento e loro mi osservano mentre dormo. Qua c'è scritto che la creatura di abissi più terrificante è stata finalmente realizzata. Variety. Forse Variety ha ricevuto qualche milione. O ha visto un'altra versione di film, perché ciò che ho visto io è qualcosa di merda. Ok? Parliamo di una grande minchiata. Quindi, boh, ma poi realizzata, non realizzata, perché è fatto con 32 bit ai tempi della PlayStation 1 al 96, forse è stato fatto sta merda. Film del 2002, portato da MHE, Mondo Home Entertainment, pagato 1 euro del cazzo a un supermercato. Ma ragazzi, ma cosa devo dire altro? Un film che non sa di una minchia, un film che non arriva mai al dunque, un film che si chiacchiera e ci sono scene alla Beautiful che si lasciano e si prendono questi due stronzi. Non c'è un cazzo. Voi direte, ma ci sarà una scena di sesso? Manco quella. C'è una scena di nudo? Manco quella. Fa vedere il cazzo? Manco quello. Fa vedere le tette? Manco quello. Fa vedere una vagina? Niente. Un film non è perché c'è il sesso, il nudo, c'è qualcosa. A meno qualcuno, un maniaco, dice: boh, a meno che questo film, almeno ci vedo qualcosa. Una maniaca sessuale ci vede qualcosa. Qua non c'è un cazzo, manco il cazzo del mostro ti fa vedere. Niente. Il mostro si fa vedere, non vedere, così sfuggita, con effetti veramente terrificanti. Loro che sono sotto il mare, che non sono veramente sotto il mare, ma sono dentro un teatro con rumori di fondo di acqua che sembra uno che bronza lo stomaco che c'ha fame. Recitazione da cazzo, da bastonate tra i denti proprio. Recitano così. Poi, cazzo, vi siete permessi di prendere un elicottero? Ma mica, ma girare in una stazione di treni non si può fare, vero, no? No, non si può fare. Cioè, questa qua spiccicata in un telone con un treno che gli passa dietro. Ma che cazzo ci vuole andare veramente in una stazione e fare la ripresa di questa stronza che sta vicino a un treno? Poi lei da sola? Lei da sola, senza ombra per terra. Cioè, proprio fatto così, tutto di merda. Poi loro devono andare a questa caccia, diciamo, a questo mostro di Loch Ness alla fine. Perché alla fine questa creatura è questa stronzata di Loch Ness. Porca di quella troia, non c'è tensione. Le uccisioni ti fanno vedere questa bocca di merda in PlayStation 1 che ammazza, che mangia, ma non fa vedere niente. Non c'è splatter, non c'è sangue, non c'è un cazzo. Non c'è niente. Il film non esiste. Qua la creatura degli abissi più terrificante. Il film più di merda è finalmente stato realizzato. Perché questo è questo film. Con attori Patrick Bergin. Chi cazzo è? Ora, se non qualcuno mi dirà, lo Poi gli attori conosco. spariscono come se fossi il mago Otelma. Lisetta Anthony, chi cazzo sono? Ma chi cazzo li conosce? Poi ci sta questo qua che è morto il figlio. Vuole anche lui ammazzare sto mostro di Loch Ness. Si veste qua, la Bregart si mette, guardatelo. Cioè, io non lo Alla so. Bregart, che cazzo ti tingi la faccia? Mica stai andando a combattere contro Predator, che fai Schwarzenegger. Stai combattendo un mostro marino che non ti vede in faccia, stronzo. Che se tu ti metti a mollo, questo colore si ti toglie dalla faccia. Testa di minchia. Niente, ragazzi, io non so cosa altro dire. Lo spaccherei, ma siccome sono stronzo, le lesionato, mi piace a me collezionare la merda. Niente, ragazzi, che cosa altro devo dire? Niente. Questo è il film horror. La minchia. Niente, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, speriamo che più tardi qualcosa di bello ce lo vedremo, perché un po' mi sono rotto anche un bel po' il cazzo a vedere la merda. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre, ringrazio mia sorella, ringrazio la regia Katia, alla prossima!